Ehi, tesoro, non puoi passare le tue giornate alla finestra. Perché non trovi qualcosa da fare? Stupida radio, ma perché fa così? Bisogna ripararla. Avanti, sto preparando la cena. Jody, dove stai andando? Da nessuna parte, stavo guardando fuori. Jody, tesoro, mi faresti un favore? Prendimi una bottiglia d'olio dal garage. Sì, certo, mamma. Yeah.
No, Aiden. Sai che la mamma si arrabbia se tocchiamo le sue cose. Pronto? Ciao, come stai? Io bene, grazie. Anche se il tempo è orribile. Sta ancora nevicando. Speriamo smetta presto. I bambini sono così nervosi quando non possono uscire. Aiden, dai, smettila! Per favore, Jody, sto lavorando. Accidenti. Che palle, adesso che cos'ha questo culo? Non hai niente di meglio da fare? Aiden, lascialo stare! Jody, hai portato l'olio? Sì, arrivo! Grazie, amore. Ehi, amore. Perché non vai a giocare fuori? Ti chiamo per la cena. Jody, dove stai andando? Il cortile è di là.
Va bene, vado. Bene, ora posso annoiarmi e congelarmi. Ma a te non importa, vero Heidi? Tu non hai mai freddo. Sentito? È nascosto. Veniva dalla strada. La pagherete per questo. Forza, prendiamolo. Forza, gira. Fatti vedere, codardo. Ma che bel pupazzo, Aiden. Ah, mi ha preso. Forza, prendiamolo. Fatti vedere, codardo. Ti ho preso. Forse ho trovato un modo per divertirti. La pagherete per questo. Prendi questo. Ok, so che non dovremmo. Dai, giochiamo 5 minuti e poi basta. Mamma non lo saprà mai. Così non va. Potresti anche aiutarmi, Aiden. Aiden, sei il migliore. Vuoi giocare con noi? Ti conviene nasconderti o sarà peggio per te. Ti ho preso in piena faccia. Sta tranquillo, Aiden, mi sto solo di... Ti ho preso in piena faccia. Sei morta, piccoletta, ti ho preso. No, no, lasciami andare. No, no, basta. Forza, andiamo a casa. Andiamo. Entra in casa. Che succede? Cosa ci facevi in strada? Sai che non puoi uscire dal cortile.
Gli altri stavano giocando. Volevo solo divertirmi un po'. Che cosa hai fatto a quel ragazzo? Philip. Io non ho fatto niente. È stato Aiden. Stava cercando di difendermi, credo. Senti, sono stufo, marcio, di tutte le tue storie. Jody, questa volta la prendi. Philip, no. Vai in camera tua. Ora! Cerca di dormire, tesoro. Domattina tutto andrà meglio, ok? Buonanotte. Mamma! Ho tanta paura dei mostri, mamma. Vogliono prendermi. Lo sai che i mostri non esistono. Lascia la porta aperta, va bene? Ora cerca di riposare. Dovresti arrabbiarti, Philip. È solo una bambina. Bambina? Hai visto di cosa è capace? No. Susan non è una bambina. Susan è un mostro. Non ti permettere di chiamarla in questo modo. Le cose che le succedono non sono normali e si fanno sempre più forti. Mi dici, secondo te, che cosa le impedisce di farci del male? No, non essere ridicolo. Lei è come una bestia incontrollabile e noi non sappiamo di cosa sia capace. Abbiamo un demone che vive proprio sotto il nostro tetto. Tutto questo deve finire. E deve finire subito, prima che ci faccia impazzire, o peggio. Dovevamo occuparci di una bambina, Susan, di una bambina, non di questo. E non così. Non dobbiamo avere paura, Aiden. Adesso dormiamo e non ci succederà niente, vedrai. Jody! Lascia stare, faccio io. Stai bene? Oh mio Dio! Cos'è successo, tesoro? Tu dicevi che i mostri non esistono. Ma ti sbagliavi, mamma, ti sbagliavi!
Jody, alzati. No. Che cosa succede? Vestiti. Ti spiego in macchina. Il dipartimento ha avviato un programma che studia l'altra parte. La chiamano Inframondo. Hanno creato un condensatore. Si tratta di una macchina che apre un varco per l'aldilà. Hanno aperto un passaggio. Per il mondo di Aida. Ieri è successo qualcosa. Le entità hanno superato il varco e il condensatore non si spegne. Nell'edificio sono stati tutti massacrati, squadre speciali comprese. Mi hanno chiamato e chiesto il tuo aiuto. Gli ho detto che sei troppo piccola e che è molto pericoloso. Ma loro sanno che tu sei l'unica in grado di affrontare quello che c'è oltre il varco. Avanti. Jody, se non te la senti, basta dirmi e torniamo indietro. Va bene. Lo farò. Là dentro. Che cosa ti ha preso? Tu non capisci. Lei è l'unica che può fermare tutto questo. Abbiamo novità? Qualche informazione? Niente? Piacente, signorina, non può passare. Può passare. Oh, chiedo scusa. Facciamolo, sono pronto. Non ancora. Devo aspettare, signora. È un incubo! Non ha senso. Qui niente. Ok, vediamo. Che cosa c'è? Ho ucciso tutti. Cosa puoi dire? Ti aspetto altro. Che cos'era? Io non ce la raccontano tutti. Con i belli simili, nessuno potrebbe entrare. C'è il nodo di contenimento. L'inferno interno. Il condensatore è nella zona inferiore. Devi trovare la sala comandi. È tutto quello che so. Jody, le entità nei pressi del varco non sono come Aiden. Giungono dalle viscere. Vivo con un'entità di cui non so nulla dal giorno in cui sono nata. Sono pronta. Sta tranquillo, non intendo morire oggi. Non so tu come ti senti, ma io ho paura. L'ascensore è bloccato. Vedi cosa puoi fare, Aiden.
morte là dentro. Prova ad aprirla dall'altro lato. Lo so. Anch'io lo sento. Loro sono qui. Stammi vicino, ok? Ora andiamo. Molto elevata che ci consente di aprire un passaggio temporale.
Io sono Jody e lavoro con il professor Dawkins. Le entità hanno invaso il laboratorio. Creature dell'oscurità. Mi sono nascosto, ma sono qui. So che sono qui. Perché non va a prendere l'ascensore? Adesso funziona di nuovo, così può provare a uscire. Resterei qui. Ma quegli esseri ti uccideranno. Non sono solo. Si muore sempre da soli. Fuori!
velocità attraversano gli oggetti, così non li fermerete mai! Mi dispiace, è troppo rischioso. Stammi vicino, ok? Il condensatore vicino. Percepisco l'eco dall'altra parte. Procediamo con cautela. Forse passeremo inosservati.
trovato. L'energia nel condensatore continua a salire! Dobbiamo riuscire a spegnerlo subito! Non posso! Non posso! Thank you.
Aiden. Aiden, ci sei ancora? Jodie, non avrei mai dovuto mandarti là, è colpa mia, è tutta colpa mia. Mio Dio, avevo il terrore di averti persa. Non permettergli di farlo di nuovo. Se aprono il passaggio, non resterà più niente.